La situazione è purtroppo tristemente semplice per quanto riguarda i servizi educativi nel riminese. Il Comune di Rimini ha fatto la scelta di esternalizzare alcuni servizi relativi ai servizi educativi all'infanzia. Scelta che si poteva evitare, ad esempio, adottando le misure straordinarie per l'assunzione di personale adottate in altre occasioni e messe a disposizione comunque come risorse dal Governo. Invece no. Il Comune di Rimini ha garantito semplicemente una continuità lavorativa per quelle educatrici che erano già assunte a tempo determinato in quegli stessi asili che prima erano a gestione direttamente pubblica e ad oggi invece sono stati dati in affidamento, in assegnazione alla gestione da parte di cooperative. Cosa succede però? Che a parità di incarico, a parità di qualifica, a parità di professionalità, a parità di responsabilità e di tipologia di lavoro, le condizioni di queste lavoratrici sono peggiorate, perché si è passati da un contratto pubblico che prevedeva all'incirca 1.400 euro netti per, mi sembra, 32 ore settimanali di lavoro, a un contratto che prevede circa 1.200 euro netti, pardon, prima erano 36 ore, alle 38-40 ore settimanali, quindi un aumento di monte ore e una riduzione dello stipendio. Tutto questo ovviamente legato ai contratti nazionali per il settore della cooperazione e delle cooperative sociali che gestiscono anche questi servizi. Noi vogliamo sapere come si pone la Regione rispetto a questa situazione, che parere ne dia, perché comunque la Regione potrebbe avere anche una funzione importante di indirizzo, di controllo e soprattutto, rifacendoci anche alla legge approvata mesi fa riguardo i servizi educativi all'infanzia, c'è tutta una parte che riguarda lo stress di lavoro correlato che comunque può, secondo noi, rientrare in una tipologia del genere, perché appunto a parità di gravosità e responsabilità di lavoro le condizioni sono peggiorate. Sì, ho ben presente appunto l'oggetto della sua interpellanza, consigliera Sensoli, tra l'altro le riconosco anche insomma l'impegno con cui davvero che sta investendo, che sta mettendo in questo tema così rilevante anche del trattamento del personale educativo dei nostri servizi per l'infanzia. Capisco bene appunto che ci siano sia delle differenze, questo è vero, nel trattamento anche stipendiale delle nostre educatrici nel modello di gestione diretta e dall'altra parte nel modello invece di gestione tramite gestori privati e quindi tramite le cooperative, e so anche che la cura e l'attenzione nei confronti delle condizioni dei diversi dipendenti e in particolare dei servizi, in particolare di chi presta un lavoro di cura nei confronti di minori, è davvero un aspetto estremamente rilevante. Purtuttavia, come tra l'altro avevo già espresso anche in una sua precedente interrogazione, in realtà la Regione non è un ente sovraordinato rispetto ai comuni, ma è un ente da questo punto di vista pari ordinato. La Costituzione, l'articolo 114, lo mette sullo stesso piano degli enti locali e quindi fa fatica ad intervenire appunto a gamba tesa sulle decisioni di esternalizzazione o meno appunto dei servizi educativi. Talvolta può esprimere dei giudizi di tipo politico sull'opportunità di mantenere assolutamente un equilibrio dal punto di vista anche della gestione, sempre all'interno di un sistema che correttamente definiamo integrato, perché un po' tutti i soggetti partecipano alla gestione dei nostri servizi educativi ed è bene che sia così. Purtuttavia la Regione non può porsi e dettare, diciamo, norme particolari o imporsi sulla volontà dei comuni di decidere diversamente circa l'equilibrio tra gestione diretta e eventuali appunto esternalizzazioni. Un'altra cosa che mi preme dirle è che dal punto di vista della qualità dei servizi, perché di questo stiamo parlando, qualità del personale, condizioni di benessere del personale che si riflettono sulla qualità dei servizi educativi, non penso sia vero che la Regione stia rinunciando al suo ruolo di regolazione. Ci tengo molto a sottolineare che proprio in queste settimane è partito il tavolo tecnico sull'accreditamento, che è il primo
tavolo di questo tipo in regione, perché in realtà il sistema di accreditamento sulla qualità dei servizi educativi non è mai esistito nella nostra comunità regionale, benché la precedente legge sullo 03 lo richiamasse. Quindi siamo i primi con la nuova legge, la legge 19 del 2016, a parlare di accreditamento benché light, cioè che non vuole essere una gabbia burocratica nei confronti degli operatori dei nidi, ma che deve avere alle sue basi una certezza sulle condizioni di qualità del servizio, ivi compresa la formazione del personale e le condizioni che riguardano il personale. Facciamo fatica a intervenire dal punto di vista, anche in sede di accreditamento, delle condizioni contrattuali, perché sul contratto collettivo nazionale che riguarda in questo caso la cooperazione, in verità la Regione non può in nessun modo dire nulla, così come in tutto il resto della contrattazione tra le parti. Trovo interessante e condivisibile anche il suo accenno al problema dello stress, lavoro correlato, che è stato inserito in legge, nella legge sui servizi 03 e anche nella direttiva licenziata prima della pausa estiva sull'organizzazione e il funzionamento. Ora la Regione sta lavorando alla scrittura del piano sulla prevenzione dello stress e lavoro correlato. In direttiva abbiamo irrigidito le norme, io ne sono particolarmente convinta, su quegli episodi che speriamo non si verifichino più nella nostra regione di orrendo maltrattamento nei confronti dei minori. Ci sono norme molto più severe e molto chiare che portano ovviamente al licenziamento immediato e all'esclusione dai servizi educativi. Sul tavolo che lavorerà al primo piano della prevenzione dello stress e lavoro correlato siamo assolutamente disponibili a non solo dare un'informativa ai consiglieri, ma a includere anche eventuali suggerimenti. Infine, se non riusciamo ad incidere sulle condizioni contrattuali delle educatrici, proviamo ad incidere invece sulla tutela delle famiglie. Come lei sa, è arrivato un finanziamento in qualche modo straordinario, perché non esistente nel passato, sullo 03 da parte dello Stato, che vede assegnare alla Regione Emilia-Romagna 20 milioni e 300 mila euro proprio per i servizi educativi, per la gestione e per la qualificazione e formazione. Il nostro auspicio, questi fondi verranno ripartiti tra l'altro entro il 20 novembre, il nostro auspicio è che i comuni possano anche lavorare sul contenimento delle rette, sull'abbassamento delle rette, perché non c'è dubbio che sulle famiglie gravi un peso economico non indifferente sui servizi 03. Quindi, pur non potendo intervenire direttamente sulla problematica relativa alle dipendenti che dalla gestione diretta sono passate alle cooperative, pensiamo che la Regione non abbia in nessun modo rinunciato alla tutela, alla regolazione di un sistema di qualità che ci sembra continui ad essere soddisfacente. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per la risposta che diciamo non ci trova pienamente d'accordo, nel senso che comprendo che direttamente non si possano attuare manovre riguardo la scelta dell'accreditamento o meno, però ci sono da fare alcune riflessioni. Rispetto alla scelta dell'esternalizzare i servizi non se ne vede ad oggi la convenienza, nel senso, a parità di rette, poi farò un appunto, a parità appunto di servizio, a parità di costo per il cittadino, che siano solo le famiglie o che siano tutti i cittadini, perché ben vengano i finanziamenti da parte dello Stato per la riduzione delle rette alle famiglie, ma se si spalma il costo su tutta la cittadinanza, dare un finanziamento a favore delle famiglie comunque non significa un risparmio a fronte di un'esternalizzazione. Comunque abbiamo un servizio che prima era pubblico, che oggi diventa privato e che quindi punta ovviamente il privato a fare giustamente il proprio interesse, che è quello dell'utile d'azienda, che sia cooperativa o altra forma, però nel momento in cui si va ad agire nel privato ovviamente c'è anche questa variabile che nel pubblico non c'è e non ci dovrebbe essere. Oltretutto questa esternalizzazione non è un servizio in più che si dà ai cittadini, ma sono gli stessi servizi che c'erano prima, e purtroppo a Rimini ancora le liste d'attesa, come anche nel resto della regione, sono molto elevate, a tal punto che i bambini in lista d'attesa superano i bambini
accettati e inseriti all'interno degli asili. Perciò c'è comunque un problema in qualche modo da affrontare, perché, non lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore in un suo articolo, poi anche l'inserimento dei bambini all'interno dei servizi all'infanzia influisce sull'occupazione specialmente femminile, perché è inutile negarcelo, a tutt'oggi sono ancora ovviamente le madri che nella maggior parte dei casi poi rinunciano all'attività lavorativa o la diminuiscono perché devono conciliare la famiglia, il lavoro e la gestione dei figli. Per quanto riguarda, tornando al discorso delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro, ben venga che la Regione continui a monitorare e ad agire, però fatto sta che questa situazione rimane e permane e in qualche modo una soluzione va trovata in merito, perché non possiamo avere dei lavoratori penalizzati, perché nel momento in cui si parla di professionalità e di qualità chiaramente ci devono essere tutte le condizioni perché queste rimangano in campo. Se la professionalità può essere mantenuta, sicuramente delle condizioni lavorative peggiori possono inficiare la qualità del lavoro e dei servizi, e che di conseguenza non solo ricade sui lavoratori ma sui nostri figli in primis. Delle manovre, secondo noi, la Regione le potrebbe fare già oggi, l'abbiamo proposto più volte, ad esempio in sede di accreditamento, dare dei parametri per cui si mettano dei paletti anche rispetto alle retribuzioni date ai lavoratori, seppur all'interno di cooperative. Capisco che poi ci sia un conflitto con il contratto collettivo nazionale, ma la Regione può politicamente decidere di dare un'impostazione e dare una regolazione comunque in più rispetto ai parametri di accreditamento, cioè dire: io ti accredito se tu comunque mi garantisci questi standard contrattuali e retributivi ai tuoi dipendenti. Inoltre abbiamo la conferenza Stato-Regioni, anche oggi si è parlato di autonomia, e quindi indirettamente, politicamente, comunque si può agire anche sui tavoli a livello nazionale, visto che comunque l'Emilia-Romagna gioca un ruolo chiave, ha sempre giocato un ruolo chiave nella politica italiana, si può comunque portare almeno la discussione su questi tavoli, perché oggi parliamo di asili, domani possiamo parlare di settore sanitario, dopodomani di un altro settore. Purtroppo la situazione rispetto ai lavoratori delle cooperative è tristemente nota in qualsiasi ambito. Quindi rinnovo insomma la nostra proposta e chiaramente anche la disponibilità a continuare a lavorare su questi temi e a portare il nostro contributo, sperando che si possa effettivamente porre un argine a questa situazione. Grazie.